La fitta giungla è ricca di nascondigli segreti e nessuno conosce tutti gli animali che la popolano. Forse ospita gli spiriti dei nostri antenati. È questo il mondo perduto. Questo è l'autentico Jurassic Park. Potrebbe essere pericolosa. Non avevo mai visto nulla di simile. Alcuni di loro raggiungono un'apertura alare di 12 metri, la stessa di un piccolo aereo. In questo episodio stiamo per intraprendere un pericoloso viaggio sulle tracce dei leggendari mostri volanti della Nuova Guinea. Eccolo lì, guarda, è laggiù! Ma che diavolo è? Testimoni di tutto il mondo affermano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginarie? La scienza cerca una risposta e va a caccia di mostri. La Nuova Guinea viene spesso definita il mondo perduto. E la distanza che la separa dall'Australia è di 160 km, pari alla superficie del Texas. Qui la foresta pluviale tropicale possiede uno degli ecosistemi più variegati e inospitali del pianeta. La Nuova Guinea è la seconda isola al mondo per estensione ed è patria di violenti terremoti, di prorompenti colate di fango, di potenti tsunami e di qualcos'altro. Ne ho avvistati 7 in una volta sola. Senti una specie di sibilo, un rumore improvviso e fugace. Il becco sarà lungo circa 2 metri. È un luogo molto pericoloso. Alcuni testimoni raccontano di aver visto dei giganteschi mostri volanti dalla pelle coriacea, senza piume, e con un'apertura alare di 9 metri. Queste creature avrebbero denti molto affilati, un becco lunghissimo e una grande cresta corneiforme sulla testa. Inoltre sembra che, al buio, il loro corpo sia in grado di emettere una specie di bagliore. I racconti degli avvistamenti sembrano descrivere un dinosauro preistorico, estinto da 65 milioni di anni. Era uno pterodattilo. Nel 1944 il pilota americano Dwayne Hodgkinson è in servizio presso la base militare di Finschhafen e vede qualcosa che non dimenticherà mai. Eravamo immersi nella foresta e il sentiero che stavamo percorrendo ci condusse in una zona dalla vegetazione un po' meno fitta. È nel cuore della foresta pluviale e avverte un suono misterioso. Poi vidi una strana creatura alzarsi in volo. Sembrava trasportata dal vento. Era davvero enorme. E anche la coda era talmente grande che quando si muoveva livellava qualunque cosa sotto di lei. Hodgkinson riconosce subito la creatura che ha di fronte. Rimasi letteralmente sbalordito da quello che vedevo. Era uno pterodattilo. Aveva un muso lunghissimo, un'enorme cresta che si estendeva dal retro della testa e 2 ali gigantesche. Le descrizioni riportate nei racconti degli ultimi 65 anni riconducono sempre alla stessa creatura. Le testimonianze sembrano confermare che si tratti di uno pterosauro, ma quest'animale si sarebbe estinto da 70 milioni di anni. Gard Gassman dirige le attività di ricerca del Genesis Park, un'organizzazione che collabora con i missionari locali. Gassman ritiene che le misteriose creature siano degli pterodattili, noti anche come pterosauri. Quando mi dissero che in Nuova Guinea stavano conducendo una ricerca su questi animali, ne rimasi molto contento. Gli esperti sostengono che questi animali si siano estinti insieme ai dinosauri, ma Gassman non è d'accordo. Esistono le prove che siano sopravvissuti sino ad oggi. La Nuova Guinea è la miglior riproduzione del mondo giurassico ed è uno dei luoghi più indicati per scoprire nuove specie animali. Infatti, è in gran parte inesplorata e si rivela spesso l'habitat di specie sconosciute all'uomo, come questo melifagide, scoperto nel 2005. La Papua Nuova Guinea è davvero una sorta di mondo perduto.
e spero sul serio di riuscire ad avvistare qualche misterioso animale. Il dottor Dave Martell è un paleontologo di fama internazionale ed è anche uno dei pochi esperti che si dedica alla ricerca dell'opterosauro. Le sue prime apparizioni risalgono al tardo giurassico. Il professore non crede che il misterioso animale sia un opterosauro. Per la storia evolutiva, le probabilità che la misteriosa creatura della Nuova Guinea sia un opterosauro sono appena dello 0,000001%. Sinceramente sono piuttosto scettico che possa ancora esisterne un esemplare. Martell sostiene che alcune specie animali del posto siano state erroneamente scambiate per creature sconosciute. Onestamente credo che le popolazioni indigene possano aver confuso alcuni uccelli locali della Nuova Guinea con l'opterosauro. Ad esempio la fregata, un volatile molto comune da queste parti, è famosa per la capacità di assumere spesso gli stessi comportamenti e le stesse sembianze di un opterosauro. Tuttavia Martin non crede che il demone volante sia una fregata, ma pensa si tratti di una nuova specie di pipistrello. Gran parte della Nuova Guinea è ancora inesplorata. Quindi abbiamo diverse possibilità di scoprire nuove specie di pipistrelli in questi luoghi. Vivono di notte. Garth rifiuta la teoria del pipistrello e attribuisce la scarsità di avvistamenti alla natura notturna dell'animale. Personalmente ne ho avvistate ben 7 in una volta sola. O almeno ho visto la luce di queste creature. E anche altre persone le hanno viste. Alcuni indigeni mi scrivono via mail di ritorno dalla giungla affermando di averne avvistate anche 5 insieme in una sola volta. Gasman condurrà la spedizione di a caccia di mostri sulle tracce della misteriosa creatura volante. E per fare ciò, i nostri esperti tenteranno di fotografare il temibile animale. Si accamperanno sulla cima di una montagna per facilitare gli avvistamenti. Poi installeranno telecamere notturne per la rilevazione dei movimenti in modo da filmare la creatura. Ok, metto il mio zaino sotto e... Sì, ok. Prima il mio pesa di più. No, conviene mettere prima il mio. Ci siamo. Possiamo andare. Sono stati segnalati alcuni avvistamenti in un villaggio alle pendici di una montagna. Ed è proprio da lì che partiranno le nostre ricerche. Noi siamo qui. Dovremo percorrere 80 chilometri di strade selvagge e poi imboccare un sentiero quasi impraticabile per altri 3 chilometri fino a raggiungere il villaggio che ci interessa. A quel punto dovremo convincere gli abitanti ad aiutarci a raggiungere il luogo dell'appostamento. Ma qui potremmo imbatterci in dei coccodrilli. Sarà un problema? Il percorso che ho studiato non prevede di fiancheggiare la palude, quindi dovremo essere al riparo dai coccodrilli. Che ne dici? Mi sembra un ottimo piano. Bene. Ma i coccodrilli non sono la loro unica preoccupazione. Infatti, la Nuova Guinea è anche ricca di vulcani. Se il vulcano dovesse eruttare, ci converrebbe cambiare tragitto per metterci in salvo. Questo vulcano è stato attivo negli ultimi 2 anni. Sì, ma dobbiamo scappare non appena avvertiamo il pericolo. Bene. Perfetto. E dovranno affrontare anche gli indigeni. La Papua Nuova Guinea ospita oltre 850 tribù indigene, ciascuna parlante un proprio dialetto. E molte di queste non hanno mai visto un europeo in vita loro. La paura dell'ignoto ha creato molti equivoci in passato. Bisogna essere molto prudenti nell'approccio con queste tribù. La maggior parte degli indigeni non ha mai visto una spedizione di studiosi lavorare nei loro territori e quindi potrebbero essere molto diffidenti. Non dobbiamo sottovalutare le differenze culturali. Potrebbero malinterpretare quello che facciamo.
Oppure, cosa ancora più grave, potremmo essere noi a infrangere un loro codice comportamentale. E così potremmo anche finire nei guai. Tuttavia, la minaccia più grande resta il demone volante. Sembra che questi mostri abbiano anche attaccato l'uomo. A caccia di mostri è in Papua Nuova Guinea, sulle tracce di un mostro volante che avrebbe aggredito anche degli esseri umani. Le popolazioni native lo chiamano demone volante e i primi racconti risalgono al XVI secolo. Questa è una carta nautica della Papua Nuova Guinea, datata 1595. Alcuni degli animali raffigurati sulla carta somigliano allo pterosauro e questo documento potrebbe essere una prova dell'esistenza di questa creatura leggendaria. Questa carta nautica di 400 anni fa che segnala la presenza di mostri marini viene rinvenuta nella Biblioteca Nazionale Australiana. In ogni cultura esistono leggende riguardanti draghi o mostri e potrebbero essere basate su storie realmente accadute. La descrizione della creatura misteriosa coinciderebbe con quella di un pterosauro. Ma gli esperti rifiutano di credere che questi animali possano essere ancora in vita. Gli pterosauri sono una particolare specie di rettili volanti. Apparvero per la prima volta oltre 220 milioni di anni fa nel Triassico e sopravvissero fino alla fine del Cretaceo, vale a dire 65 milioni di anni fa. Questi mostri volanti si sarebbero estinti insieme ai dinosauri. I reperti fossili suggeriscono che al momento dell'estinzione l'evoluzione di questi animali fosse ancora in corso. I primi esemplari di pterosauro erano piuttosto piccoli, con un'apertura alare di appena 2 metri. Poi, durante il Giurassico, raggiunsero un'apertura alare molto più ampia, che nel primo Cretaceo, ovvero circa 120 milioni di anni fa, arrivò a 4 o anche 5 metri. Infine, nel medio Cretaceo, raggiunsero un'apertura di 10 metri. Questo è lo scheletro dell'ala di un Quetzalcoatl, un pterosauro gigante rinvenuto in Texas. Alla fine del Cretaceo, questa specie di pterosauro dalle ali giganti popolava ogni angolo del globo. È piuttosto difficile determinare il peso di un animale dallo scheletro così grande. Tuttavia, alcuni sostengono che pesasse intorno ai 45 o 50 kg, mentre altri affermano che potesse arrivare anche a 200 kg. Molto più pesante di un leone maschio adulto e altrettanto spaventoso. Con un'apertura alare di 3 o addirittura di 6 metri, questa gigantesca creatura terrorizza le popolazioni indigene che le hanno dato il soprannome di demone volante. Percorrere i sentieri selvaggi della Nuova Guinea è un'esperienza estenuante. Paul Nation è un criptozoologo e ha percorso quest'isola da nord a sud per ben 5 volte. Ogni viaggio su quest'isola mi è quasi costato la vita. Una volta presi la malaria e passai una settimana in ospedale. Un'altra volta fui colpito da una grave infezione da stafilococco. Durante un altro viaggio invece fui colpito da un'ulcera tropicale. Nation indaga sul demone volante da oltre 15 anni. E afferma che gli avvistamenti si verificano sempre di notte perché queste creature sono animali notturni e bioluminescenti, ovvero riescono ad emettere luce propria come le lucciole giganti. Nation sostiene di aver filmato la creatura luminosa. Ero nel villaggio di Tawa, nei pressi di un vasto prato e di una montagna, quando ad un tratto intravidi un bagliore. All'inizio pensai fosse un falò. Ma poi vidi un secondo bagliore e presi la telecamera per riprendere l'avvenimento. La prima luce svanì offuscandosi lentamente, mentre la seconda si levò in alto e volò via, oltre il crinale delle due colline, fino a scomparire dalla mia vista. Questo è tutto quello che sono riuscito a riprendere con la mia telecamera.
Il video mostra due punti luminosi sullo sfondo di una notte buia e silenziosa. I racconti che avevo sentito nei 12 anni precedenti erano davvero molto accurati. Quella misteriosa creatura riusciva davvero a generare una luce molto forte e intensa, quasi abbagliante. Gli esperti di A Caccia di Mostri esamineranno il filmato con un programma di analisi video. Zoom su questi due puntini. A prima vista mi sembravano due aerei in fase di atterraggio, ma poi ho notato che mancavano le luci intermittenti, tipiche di un aereo che sta per atterrare. Ed era davvero molto strano. Si vede già la pixelizzazione. La bassa risoluzione del video non permette un'analisi regolare. Questa è una telecamera di qualità standard, con una risoluzione di appena 4x4 pixel. Non è in grado di fornirci molte informazioni e non ci consente di determinare cosa siano questi due puntini luminosi. A Caccia di Mostri deve avvalersi di una tecnologia più avanzata come quella usata dall'esercito per identificare la segnatura termica dei missili balistici. Clifford Paiva è un fisico ed esperto di tecniche avanzate per lo sviluppo delle immagini. Sarà lui ad analizzare separatamente ogni singolo pixel. Cercherò di ingrandire l'oggetto e applicherò il metodo di riconoscimento dei contorni, ovvero i gradienti di intensità, per ottenerne la morfologia e per classificarlo. Per capire cosa si cela dietro la luce, userai diversi gradienti di intensità e il potenziamento 3D. Le due fonti di luce sono quasi completamente prive di intensità al loro interno, quindi direi che non sono generate dal fuoco. Poiché la gran parte degli avvistamenti avviene di notte, gli indigeni pensano che il demone volante o Ropen sia uno spirito predatore di tombe che si ciba della carne dei defunti. Quando vidi quell'oggetto volante, saranno state probabilmente all'incirca le 9 o le 10. Della sera? Sì, di sera. Quest'uomo ha visto la creatura nel 2006. Vidi una luce alzarsi in volo e poi dirigersi verso il mare. Afferma che il mostro può illuminare vaste aree. La luce di questa creatura è molto forte. Riesce a illuminare l'intera zona. È molto luminosa? Ah, sì, moltissimo. Ok. Quale distanza riesce a coprire? La stessa distanza che c'è da quella barca fino a qui. È lo spirito che abita sulla pietra, sulla nostra grande montagna. Dove? Le popolazioni indigene credono che questa creatura sia uno spirito che vive sulla montagna e che di tanto in tanto fa visita ai villaggi e alle foreste. Anche questi indigeni affermano di aver visto la creatura luminosa. Una luce lontana. La luce che hanno visto era piuttosto distante. Fece una breve apparizione per poi svanire all'improvviso. Pensiamo che possa trattarsi dello spirito di un defunto. Un defunto, ok. Ma il demone volante potrebbe essere una nuova specie di pipistrello. Questi territori sono in gran parte inesplorati. Ed esistono molti luoghi in cui non è mai stato nessuno. Quindi, se una spedizione scientifica si inoltrasse nelle aree più nascoste della Nuova Guinea, avrebbe ottime possibilità di scoprire nuove specie. Quest'isola ospita alcuni dei più grandi pipistrelli al mondo, come la volpe volante maggiore, che può raggiungere un'apertura alare di 2 metri. La squadra di ricerca individua un posatoio di volpi volanti. Dave tenterà di avvicinarsi per svegliare i pipistrelli e farli volare. Sono vicino all'albero.
I nostri ricercatori vogliono filmare i pipistrelli mentre volano. Ok, ci sono quasi. Sono vicino ai pipistrelli. Martil colpisce ripetutamente l'albero con un bastone e riesce a far volare gli animali. Eccoli, stanno volando. È uno spettacolo incredibile. Guardate le ali, sono enormi. Questi pipistrelli sono innocui e per niente pericolosi. Questi animali hanno delle ali enormi, ma non possiamo affermare che si tratti della stessa creatura luminosa avvistata dagli indigeni. Infatti, dalle descrizioni, il ropen avrebbe un'apertura alare di almeno 3 metri. Gli indigeni descrivono un pterosauro e non un pipistrello. Sanno perfettamente cos'è un pipistrello, un insetto, una lucciola, una stella cadente o un aereo. I ricercatori raggiungono il villaggio da dove partirà la loro spedizione nella giungla. Gli indigeni sono sorpresi dall'arrivo di questi stranieri. Gard Gasman convince il capo del villaggio a lasciarli condurre le ricerche nelle loro terre, a patto che non rivelino l'esatta ubicazione del villaggio e che non riprendano il capo e la sua famiglia. Inoltre, due membri del villaggio accompagneranno i nostri esperti per tutta la durata della spedizione, fungendo sia da guardie del corpo, sia da rappresentanti dell'autorità del capo. Alcuni indigeni ci aiuteranno a trasportare l'attrezzatura. Il punto teatro degli ultimi avvistamenti dista 16 chilometri dal villaggio. Ok, andiamo. E lungo il cammino potrebbero incontrare ragni e serpenti, molto pericolosi. Bene, ora dobbiamo attraversare il fiume. Il fiume è il primo ostacolo da superare. Un bel fiume. I 230 kg di attrezzature trasportate rendono l'attraversamento ancora più insidioso. La corrente del fiume era molto forte e non è stato semplice attraversarlo. Probabilmente siamo molto vicini alla foresta pluviale. Sì. Infatti questo gruppo di alberi delimita i confini delle piantagioni del villaggio. Sì, hai ragione. E l'inizio della foresta. Gli alberi sono più alti. Il viaggio verso la vetta si fa sempre più faticoso man mano che aumenta l'altitudine. Questi alberi sono ideali per le volpi volanti. Sì, è vero. La scorsa notte ne abbiamo viste diverse qui intorno. È probabile che vivano qui. Il capo del villaggio mi ha detto che gli ultimi stranieri a visitare questi luoghi sono stati gli americani e i giapponesi. Davvero? Sì. È incredibile che nessuno abbia mai fatto ricerche in un luogo così inesplorato. Il sentiero si fa sempre più impervio e inoltre la temperatura di 35 gradi unita ad un'umidità pari al 100% rende il caldo insopportabile. Il clima sta causando qualche disturbo agli esperti. La pioggia ha reso il terreno umido e scivoloso, simile a una fanghiglia. Per di più, le colline che dobbiamo risalire sono molto ripide. A caccia di mostri si trova in Nuova Guinea per indagare su alcuni luminescenti mostri volanti. Gli indigeni raccontano che questi demoni volanti avrebbero dilaniato i cadaveri di alcune tombe e ucciso altri esseri umani. Vogliamo scoprire l'identità di queste creature e abbiamo tutta l'intenzione di capire se mangiano veramente gli esseri umani. Li faremo uscire allo scoperto. La zona vicino a Finschaffen è un'ex base militare e qui, nel 1986, un uomo viene ucciso da un demone volante. Un uomo stava tranquillamente curando il suo orto e all'improvviso una misteriosa creatura lo afferrò, lo sollevò per circa 12 metri e lo lanciò a terra, provocandone la morte quasi istantanea. In seguito lo afferrò di nuovo e lo portò su un albero per divorarlo.
Secondo le descrizioni, la misteriosa creatura sarebbe un pterosauro, un gigantesco rettile volante, estinto da 65 milioni di anni. La maggior parte degli avvistamenti avviene di notte, perché questi mostri volanti avrebbero la capacità di illuminarsi al buio. Questa creatura sembra dipendere dalla sua bioluminescenza. È in grado di emettere luce propria a varie intensità. Infatti, può produrre un bagliore intermittente prolungato, oppure una luce più intensa e permanente. Gard Gasman, il capo della spedizione, afferma di aver visto 3 volte il demone volante. All'improvviso, vidi una stella luminosa alzarsi in volo e rimasi catturato da quella visione. Mi resi subito conto di essere nel posto giusto al momento giusto. Rimasi immobile per circa un minuto perché volevo vedere se la stella sarebbe apparsa di nuovo. Poi, d'un tratto, vidi spuntare ben 7 stelle luminose alla mia destra e si stavano muovendo. Molte persone, incluso Gasman, credono che si tratti di uno pterosauro. Tuttavia, i reperti fossili indicano che gli pterosauri non erano affatto bioluminescenti. Ad eccezione dei pesci che vivono nelle acque più profonde, non conosco molti altri vertebrati in grado di illuminarsi al buio. Inoltre, la bioluminescenza degli pterosauri non è confermata da nessun tipo di prova scientifica. Gasman sostiene che i fossili non dicano tutta la verità. Le ossa e i fossili non possono dirci con precisione tutto quello che era in grado di fare un animale. E questo vale anche per gli pterosauri. Uno studio recente afferma che alcuni animali, come i gufi, potrebbero essere bioluminescenti. Ma non esistono prove a sostegno di questa teoria. La squadra di ricerca giunge finalmente a destinazione. Il luogo che abbiamo scelto per accamparci è perfetto. Siamo molto in alto e il nostro campo visivo è piuttosto esteso. Da qui dovremmo avere ottime possibilità di avvistare le misteriose creature volanti. Ma il luogo scelto come punto d'osservazione è situato su un crinale molto stretto e pericoloso. Dobbiamo fare attenzione a non scivolare lungo questi pendii, perché potremmo precipitare per centinaia di metri, riportando gravi lesioni. Inoltre, siamo nella stagione delle piogge e il terreno è ancora più scivoloso. È rischioso. I ricercatori sistemano l'attrezzatura per le osservazioni notturne. Montiamo la telecamera. Eccola. Perfetto. Qui c'è quella termica. La nostra equipe è dotata di una telecamera termica in grado di rilevare le radiazioni emesse dagli oggetti e quindi utile per localizzare la creatura. La telecamera termica ci sarà molto utile. Sicuramente. Riesco a distinguere perfettamente la tua mano. Ottimo. Con questa telecamera riesco persino a vedere l'aria e il calore prodotto dalla tua mano. È davvero incredibile. La tua aurea. Riesci a brillare anche di giorno. Se le creature luminose abitano qui, riusciremo a vederle. Mi metto subito al lavoro, allora. Per localizzare i pipistrelli, invece, useranno un dispositivo per il rilevamento dei suoni. Questo è un microfono a ultrasuoni. La maggior parte dei pipistrelli della Nuova Guinea di notte non usa la vista per individuare gli ostacoli, ma comunica attraverso richiami e ultrasuoni, che non riusciremo a sentire senza questi microfoni. Quindi, vedi, se la mostruosa creatura che stiamo cercando comunica nello stesso modo, dovremmo riuscire a sentirla facilmente. Per catturare il mostro volante, il team sistema tra gli alberi una rete per pipistrelli da 30 metri quadrati. Posizionerò la rete tra questa felce e quell'albero là in fondo. Passami il bastone. Sì, quello lì.
La rete è talmente sottile che neanche i sensori dei pipistrelli riusciranno a rilevarla. Di notte questa rete è praticamente invisibile per gli animali, quindi ci aiuterà a catturare qualcosa. La rete servirà a trattenere i pipistrelli o gli altri animali per il lasso di tempo necessario a riprenderli con le telecamere, senza far loro del male. I ricercatori useranno anche le telecamere a infrarossi. Questo punto dovrebbe essere perfetto per gli avvistamenti. Le creature volanti provenienti dalla vallata dovrebbero attraversare queste due vette per oltrepassare le montagne. Credo che nessuno abbia mai usato questo tipo di attrezzatura per gli avvistamenti. È accesa? Ok. Ormai è notte ed è tempo di entrare in azione. I pipistrelli della zona escono allo scoperto. Ok, sei pronto? Ho acceso la telecamera termica e il rilevatore di ultrasuoni. Un ecosistema così variegato ospita numerose specie di animali notturni e non ci vuole molto tempo per vedere qualcosa. Ehi, fermo! Guarda! Guarda laggiù! Ma che diavolo è? A caccia di mostri ha attraversato i mari del Pacifico per giungere in Nuova Guinea, dove è alla ricerca di un misterioso mostro volante. Mi è sembrato di vedere una luce pallida laggiù in fondo. Sì, la vedo, ma la telecamera non la riprende. No? Forse è troppo lontana. È dietro quella collina laggiù. Saranno almeno 2 o 3 chilometri. Probabile. La luce avvistata è troppo lontana per essere identificata. Neanche la telecamera termica riesce a identificarla. Annotiamo sia le luci visibili ad occhio nudo, sia quelle visibili con la telecamera. Così non le confonderemo con la creatura luminosa. L'osservazione notturna nel mezzo della giungla è molto difficile, perché la visibilità è scarsa, anche con l'ausilio della tecnologia. Hai visto anche tu quel flash? Sì, laggiù. Si sta muovendo? Mi sembra di sì. O no. Forse apparirà di nuovo. Mi sembra di vedere qualcosa. Laggiù, guarda. Le luci sono molto simili a quelle riprese dal video di Nation del 2006. Garta, hai davvero visto la stessa creatura descritta dagli abitanti del villaggio? Credo di sì. Mi trovavo a circa 400 metri dalla montagna e d'un tratto vidi apparire in cielo una stella luminosa e velocissima. Poi, quando raggiunse la cima della montagna, si fermò e restò sospesa in aria per qualche minuto. Aveva una lunga coda luminosa che scendeva sulla vetta del monte e sembrava agitarsi come un folletto. Fu uno spettacolo davvero affascinante per i miei occhi. Credo proprio di aver visto la stessa creatura. I testimoni degli avvistamenti affermano che la creatura sia dotata di un grande becco e di una lunghissima cresta sulla testa. Questa descrizione sembra ricondurre ad un pterosauro, un animale estinto 65 milioni di anni fa. Esisteva un particolare tipo di pterosauro, il talassodromeo, dotato di una lunga cresta che sporgeva dalla parte posteriore del cranio. La protuberanza era simile a quella dello pteranodonte e conferiva alla testa di questo animale una lunghezza di quasi 2 metri. Purtroppo è difficile determinare l'apertura alare di questi dinosauri, perché non sono state rinvenute tutte le ossa. Tuttavia, si stima che le ali avessero un'ampiezza di circa 6 metri. Wow! I paleontologi studiano gli pterosauri da oltre 200 anni e grazie ai reperti fossili sono riusciti a creare una riproduzione di questi animali. I fossili di pterosauro sono piuttosto rari, ma quelli esistenti si sono conservati magnificamente. Infatti, lo scheletro della maggior parte dei fossili rinvenuti è praticamente intatto. E questo ci consente sia di classificare con precisione ogni singolo osso, sia di determinare la morfologia della membrana alare.
Inoltre sono stati rinvenuti anche esemplari fossili ancora all'interno delle uova e altri dotati di pelo. Quindi disponiamo di materiale molto interessante su cui fare le ricerche. Gli pterosauri erano dotati di denti. Ciò equivale a dire che il mostro potrebbe essere molto pericoloso. Credo di aver visto qualcosa. Guarda, laggiù. Ma che diavolo è? Lo vedo. Un insetto. Pazzesco. Sembrava un grosso coleottero. Ha sbattuto contro la mia telecamera. L'intruso non è altro che un gigantesco insetto. Che cos'è? È un insetto ed è anche piuttosto irruento. Hai ragione. È anche abbastanza grande. È vero. È enorme e spaventoso. È un coleottero gigante. Fa quasi impressione. E sembra anche affamato. È probabile. La giungla si anima e si popola di innumerevoli specie animali, ma il nostro team non riesce a filmare il misterioso demone volante. È una giornata di pioggia. Sta ancora piovendo? In Nuova Guinea è la stagione delle piogge. In questo periodo l'isola può raccogliere anche 6 metri d'acqua. La metà delle specie di insetti che si trovano su quest'isola è ancora sconosciuta. Questo luogo è in gran parte inesplorato e gli entomologi non hanno ancora studiato tutte le specie che vi abitano. C'è una fauna molto variegata. E dobbiamo anche considerare che le creature viste la scorsa notte sono solo una minima parte di tutte le possibili specie di animali nascoste nella fitta vegetazione della giungla e oltre le montagne. Sì, hai ragione. Il team sa che sta cercando un esemplare davvero unico. Si tratta di un oggetto vivente e bioluminescente. Probabilmente è una creatura ancora sconosciuta all'uomo. Ma il vero mistero è capire cosa sia in grado di volare e al tempo stesso di emettere una luce così potente. Le telecamere di a caccia di mostri si trovano in Papua Nuova Guinea per condurre una spedizione alla ricerca di un gigantesco mostro volante, noto agli indigeni come demone volante. Quest'uomo è sulle tracce di questa creatura da 5 anni e pensa possa trattarsi di uno pterosauro sopravvissuto all'estinzione come demone volante. Quest'altro è un paleontologo esperto di pterosauri e non crede che questi animali siano sopravvissuti sino ad oggi e che si nascondano in queste foreste. E quest'uomo afferma di aver filmato la misteriosa creatura della Nuova Guinea. Clifford Paiva sta esaminando un video girato nel 2006 per identificare il mostro. Queste sono le due fonti di luce al microscopio. Applicando il metodo della scala spaziale, Paiva ottiene un'immagine più nitida delle due fonti luminose. L'intensità della fonte 1, quella a sinistra, sta diminuendo. È un'evoluzione importante perché, in base alle mie previsioni, entrambe le fonti dovrebbero diminuire di intensità e attenuarsi. Le immagini 3D ad alta risoluzione consentono a Paiva di scartare gran parte delle ipotesi. Non sono dei flash, dei falò o degli aeroplani e posso affermare con certezza che non sono neanche stelle cadenti, perché questi misteriosi oggetti sono privi di scia luminosa. In base al video e alle testimonianze raccolte, Paiva afferma che esiste una sola spiegazione. Paul Nation ha filmato quello che gli indigeni dicono di aver visto. Un ropen che prende il volo e scompare, nascondendosi oltre le montagne. Ma a caccia di mostri prosegue le ricerche. Quest'isola ha la caratteristica di ospitare un'infinita quantità di specie animali esistenti sin dal Mesozoico. Il team avvista alcune luci.
ma non sono altro che dei falò accesi nella vallata. Da qui si vedono soltanto dei minuscoli puntini rossi. Sembrano lontanissimi e invece saranno a circa 1 o 2 chilometri. Ma forse anche meno. 800 metri? Gasman crede ancora che il mostro volante abiti in questi luoghi. Leggende e racconti legati ai draghi esistono in tutte le culture, in tutti i paesi. Ed è possibile che dinosauri e draghi siano la stessa cosa. Ci sono ancora molte cose che gli studiosi non comprendono sugli pterosauri. Il mistero più grande legato agli pterosauri riguarda la loro provenienza. Il primo fossile rinvenuto di uno pterosauro presentava una struttura ossea già predisposta al volo. E non abbiamo traccia di un animale che possa fungere da specie di transizione tra un semplice rettile e lo pterosauro a noi noto. Ciò significa che non esistono fossili di transizione tra le lucertole e gli pterosauri. Non esiste nessun antenato dello pterosauro. Il team continua a monitorare l'orizzonte. Sto cercando di vedere se c'è qualcosa appollaiato su quell'albero. Tu che cosa vedi? Vedo l'albero. La vedo. Sì, è una volpe volante. Sì, hai ragione. È stupenda, davvero. Era davvero bellissima. Hai sentito qualcosa? E credo di aver sentito volare anche qualcos'altro. Una sagoma nera? No, ho visto qualcosa di luminoso. Ma non sono riuscito a capire cosa fosse perché non stavo usando la telecamera notturna. Ho visto solo che si alzava in volo. Forse era di nuovo la volpe volante. Visto nulla? No, niente. Prova con la telecamera. La rete per pipistrelli sembra aver catturato qualcosa di interessante. C'è qualcosa nella rete. Dici sul serio? Sì. È un cucciolo di pipistrello. È vivo. Si tratta di un piccolo cucciolo di pipistrello. In ottima salute. Il giorno seguente, Gasman controlla le telecamere per la rilevazione dei movimenti. Ci sono molte immagini. La telecamera contiene oltre 4.000 immagini. Ma nessun animale ripreso sembra somigliare allo pterosauro volante. A caccia di mostri ha fatto nuove ed interessanti scoperte. Le testimonianze raccolte descrivono sempre la stessa luminosa creatura che si aggira. Ok. L'analisi del filmato mostra la presenza di strane luci nei cieli della Nuova Guinea, luci non attribuibili a nessun oggetto o specie animale conosciuta all'uomo. Sarei felice di scoprire un pterosauro in Nuova Guinea, ma studio questi animali da molto tempo e posso affermare che si sono estinti 65 milioni di anni fa. Credo che la maggior parte delle creature misteriose esistenti nel mondo non siano state ancora scoperte perché nessuno le ha mai cercate, perché nessuno si aspetta di riuscire a trovarle. Inoltre, spesso ci si limita a dire che gli oggetti avvistati sono stati scambiati per qualcos'altro, senza fare ricerche più approfondite.
Le descrizioni riportate nei racconti degli ultimi 65 anni riconducono sempre alla stessa creatura. Le testimonianze sembrano confermare che si tratti di uno pterosauro, ma quest'animale si sarebbe estinto da 70 milioni di anni. Gard Gassman dirige le attività di ricerca del Genesis Park, un'organizzazione che collabora con i missionari locali. Gassman ritiene che le misteriose creature siano degli pterodattili, noti anche come pterosauri. Quando mi dissero che in Nuova Guinea stavano conducendo una ricerca su questi animali, ne rimasi molto contento. Gli esperti sostengono che questi animali si siano estinti insieme ai dinosauri, ma Gassman non è d'accordo. Esistono le prove che siano sopravvissuti sino ad oggi. La Nuova Guinea è la miglior riproduzione del mondo giurassico ed è uno dei luoghi più indicati per scoprire nuove specie animali. Infatti, è in gran parte inesplorata e si rivela spesso l'habitat di specie sconosciute all'uomo, come questo melifagide, scoperto nel 2005. La Papua Nuova Guinea è davvero una sorta di mondo perduto e spero sul serio di riuscire ad avvistare qualche misterioso animale. Il dottor Dave Martell è un paleontologo di fama internazionale ed è anche uno dei pochi esperti che si dedica alla ricerca dello pterosauro. Le sue prime apparizioni risalgono al tardo giurassico. Il professore non crede che il misterioso animale sia uno pterosauro. Per la storia evolutiva, le probabilità che la misteriosa creatura della Nuova Guinea sia uno pterosauro sono appena dello 0,000001%. Sinceramente sono piuttosto scettico che possa ancora esisterne un esemplare. Martell sostiene che alcune specie animali del posto siano state erroneamente scambiate per creature sconosciute. Onestamente credo che le popolazioni indigene possano aver confuso alcuni uccelli locali della Nuova Guinea con lo pterosauro. Ad esempio la fregata, un volatile molto comune da queste parti, è famosa per la capacità di assumere spesso gli stessi comportamenti e le stesse sembianze di uno pterosauro. Tuttavia Martin non crede che il demone volante sia una fregata, ma pensa si tratti di una nuova specie di pipistrello. Gran parte della Nuova Guinea è ancora inesplorata. Quindi abbiamo diverse possibilità di scoprire nuove specie di pipistrelli in questi luoghi. Vivono di notte. Gart rifiuta la teoria del pipistrello e attribuisce la scarsità di avvistamenti alla natura notturna dell'animale. Personalmente ne ho avvistate ben 7 in una volta sola. O almeno ho visto la luce di queste creature. E anche altre persone le hanno viste. Alcuni indigeni mi scrivono via mail di ritorno dalla giungla affermando di averne avvistate anche 5 insieme in una sola volta. Gassman condurrà la spedizione di a caccia di mostri sulle tracce della misteriosa creatura volante. E per fare ciò, i nostri esperti tenteranno di fotografare il temibile animale. Si accamperanno sulla cima di una montagna per facilitare gli avvistamenti. Poi installeranno telecamere notturne per la rilevazione dei movimenti in modo da filmare la creatura. Ok, metto il mio zaino sotto e... Sì, ok. Prima il mio pesa di più. No, conviene mettere prima il mio. Ci siamo. Possiamo andare. Sono stati segnalati alcuni avvistamenti in un villaggio alle pendici di una montagna. Ed è proprio da lì che partiranno le nostre ricerche. Noi siamo qui. Dovremo percorrere 80 chilometri di strade selvagge e poi imboccare un sentiero quasi impraticabile per altri 3 chilometri, fino a raggiungere il villaggio che ci interessa. A quel punto dovremo convincere gli abitanti ad aiutarci a raggiungere il luogo dell'appostamento. Ma qui potremmo imbatterci in dei coccodrilli. Sarà un problema? Il percorso che ho studiato non prevede di fiancheggiare la palude, quindi dovremo essere al riparo dai coccodrilli. Che ne dici? Sembra un ottimo piano. Bene.
Ma i coccodrilli non sono la loro unica preoccupazione. Infatti, la Nuova Guinea è anche ricca di vulcani. Se il vulcano dovesse eruttare, ci converrebbe cambiare tragitto per metterci in salvo. Questo vulcano è stato attivo negli ultimi 2 anni. Sì, ma dobbiamo scappare non appena avvertiamo il pericolo. Alcuni testimoni raccontano di aver visto dei giganteschi mostri volanti dalla pelle coriacea, senza piume, e con un'apertura alare di 9 metri. Queste creature avrebbero denti molto affilati, un becco lunghissimo e una grande cresta corneiforme sulla testa. Inoltre sembra che, al buio, il loro corpo sia in grado di emettere una specie di bagliore. I racconti degli avvistamenti sembrano descrivere un dinosauro preistorico, estinto da 65 milioni di anni. Era uno pterodattilo. Nel 1944 il pilota americano Dwayne Hodgkinson è in servizio presso la base militare di Finschhafen e vede qualcosa che non dimenticherà mai. Eravamo immersi nella foresta e il sentiero che stavamo percorrendo ci condusse in una zona dalla vegetazione un po' meno fitta. È nel cuore della foresta pluviale e avverte un suono misterioso. Poi vidi una strana creatura alzarsi in volo. Sembrava trasportata dal vento. Era davvero enorme. E anche la coda era talmente grande che quando si muoveva livellava qualunque cosa sotto di lei. Hodgkinson riconosce subito la creatura che ha di fronte. Rimasi letteralmente sbalordito da quello che vedevo. Era uno pterodattilo. Aveva un muso lunghissimo, un'enorme cresta che si estendeva dal retro della testa e 2 ali gigantesche. La fitta giungla è ricca di nascondigli segreti e nessuno conosce tutti gli animali che la popolano. Forse ospita gli spiriti dei nostri antenati. È questo il mondo perduto. Questo è l'autentico Jurassic Park. Potrebbe essere pericolosa. Non avevo mai visto nulla di simile. Alcuni di loro raggiungono un'apertura alare di 12 metri, la stessa di un piccolo aereo. In questo episodio stiamo per intraprendere un pericoloso viaggio sulle tracce dei leggendari mostri volanti della Nuova Guinea. Eccolo lì, guarda, è laggiù! Ma che diavolo è? Testimoni di tutto il mondo affermano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginarie? La scienza cerca una risposta e va a caccia di mostri. La Nuova Guinea viene spesso definita il mondo perduto. E la distanza che la separa dall'Australia è di 160 km, pari alla superficie del Texas. Qui la foresta pluviale tropicale possiede uno degli ecosistemi più variegati e inospitali del pianeta. La Nuova Guinea è la seconda isola al mondo per estensione ed è patria di violenti terremoti, di prorompenti colate di fango, di potenti tsunami e di qualcos'altro. Ne ho avvistati 7 in una volta sola. Senti una specie di sibilo, un rumore improvviso e fugace. Il becco sarà lungo circa 2 metri. È un luogo molto pericoloso.